Benvenuti a questa trasmissione dedicata a un grande sport, l'hockey. E questa sera per celebrare tre grandissimi campioni, Lucio Topatic, Gaetano Orlando e Bruno Zarrillo. E abbiamo veramente l'onore di averli con noi in questa bellissima trasmissione e sarà un piacere per tutti i nostri ascoltatori poterli rivedere in video e naturalmente ascoltare le loro parole. Lascio la parola a Fabio De Batè per seguire questa bella carrellata di domande e di avvenimenti e naturalmente porto i ringraziamenti e i saluti da parte dei consigli di amministrazione dell'UPAD, il nostro ente che ha organizzato questa bella serata. Prego Fabio. Grazie, grazie Beppe, buonasera a tutti anche da parte mia, ringrazio anche gli altri ospiti, Michele Bolognini, Luca Tomasini e Luca Zanoni, già presenti nella nostra prima puntata dedicata a Hockey Town, alla vittoria del Bolzano nella Ebel del 2018 e al ricordo del grande Gino Pasqualotto, ai quali si aggiunge anche Andrea Scolfaro, anche lui della grande famiglia dell'Alto Adige. E con cui collabora da molti anni, e quindi anche lui, come tutti noi, appassionato di hockey e tifoso dell'Hockey Club Bolzano principalmente. Ma soprattutto ringrazio di cuore Lucio, Gates e Bruno che hanno risposto subito con grande entusiasmo al nostro invito e grazie ragazzi di essere qui con noi questa sera. La linea Orlando Zarrillo Topatic è considerata un po' da tutti gli esperti, gli appassionati, forse la più bella, la più forte, la più spettacolare che sia mai vista in Italia, insomma. La sua origine è nell'Hockey Club Bolzano e poi si è forse plasmata nel corso degli anni 90, poi in nazionale. Volevo iniziare con una domanda a Gates. E tu arrivi in Italia molto abbastanza giovane, insomma, ma con già una carriera importante nel mondo del professionismo canadese, americano, quindi con quasi 100 presenze in NHL e American Hockey League con Buffalo. E arrivi in una realtà minore di paese, se vogliamo, come Merano, anche se quell'anno erano i campioni in carica. E poi arrivi a Bolzano dove incontri prima Lucio, perché Bruno era quell'anno nell'Hockey Club Latemar, nella mitica Hockey Club Latemar, insomma, per anni la seconda squadra di Bolzano e soprattutto fucina di campioni, insomma, che poi salirono in prima squadra, come Bruno, che fece un anno nell'Atmar e poi arrivò in prima squadra. Appunto, l'anno dopo, nell'89-90, voglio che ci racconti un po' com'è stata quel primo incontro con Lucio e Bruno e com'è stata un po' quella stagione importante dove vincete già insieme uno scudetto a Bolzano. Cioè, il primo anno con Bruno e Topa era 89-90, mi sa, no? Sì, giusto? Bruno era a Latimer il primo anno, poi non è che giocavamo insieme in linea. La linea Volevo era. dirlo io. Sì, era Orlando Zarrillo, Pablo, No, Orlando Topatic, Pavlo, giusto? Orlando Topatic e Pavlo. Pavlo, sì. E Bruno giocava Zarrillo, con Flockhart e Napier. Napier e Flockhart. Topa era già una figura importante nella squadra. Bruno era giovane, magro come adesso. Noi sapevamo come giocatore che era bravo, che segnava sempre al Latimar, però al prossimo livello non sapevamo. Però quando l'abbiamo visto giocare, c'erano certe cose che faceva Bruno che nessun altro poteva fare. Aveva l'intelligenza, era sapevole dove andava in campo. E se tu lo davi due o tre chance, si sfruttare almeno la metà. Era un giocatore di cervello, diciamo. Anche quando era nei momenti importanti c'era sempre Bruno. Invece Topa era il motore, andava sempre. Noi quando giocavamo insieme, io e Bruno, eravamo in panchina già 30 secondi e lui era fuori campo ancora che girava.
Era il più veloce all'inizio del cambio e il più veloce alla fine. Il motore della linea era toppa. Avevamo tutte e tre delle qualità importanti di integrarsi come una linea. Diciamo che io ero come il più vecchio, più d'esperienza, potevo anche calmare un po', se Bruno non è d'accordo delle volte, che io e lui andiamo sempre di testa, però cervello, Bruno, esperienza, c'era io che facevo un po' di due e il motore era toppa. Era una linea fatto ideale, diciamo. E voglio dire che siamo fortunati noi. Ho cercato in questi giorni delle immagini di quei tempi vostre e in rete si trova davvero poco, quindi chi è riuscito, ha avuto la fortuna e il privilegio di potervi vedere può ritenersi, secondo me, fortunato, perché adesso abbiamo minuti su minuti di video, di anche allenamenti e amichevoli, e invece una volta era molto più difficile, quindi insomma grazie di averci regalato degli anni di hockey bellissimo. Per me Orlando rimane il centro più forte che sia mai visto in Italia. E la linea, insomma, ce la ricordiamo tutti. Dopo, in nazionale, forse con coach Lefley, è quello che vi ha messo insieme per la prima volta, o come è andata poi la formazione reale di questo trio? Non vale rubare le domande, comunque, Fabio. No, come diciamo, la linea è stata solidificata con Lefley, però abbiamo sempre giocato delle volte insieme a Bolzano, come Martin aveva una serata forte, andava a giocare con Flocky e Napes, però la linea era fatta da Lefley. Bene, grazie Gates. Michele, avrai sicuramente una domanda di riserva a questo punto. No. Io volevo solo far vedere la maglia che ho trovato oggi per caso in garage. Non so se si vede. La maglia della nazionale di Lucio. No, a me interessa anche un po' sapere, soprattutto parlavate della stagione 89-90, no? Che è stata una stagione pazzesca per il Bolzano. Io mi ricordo tantissime partite con tantissimi gol. Era una squadra che segnava tantissimo. Poi la finale in realtà è stata molto tosta con l'Asiago, nel senso che ci ricordiamo soprattutto l'ultima partita finita al 95esimo rigore di Bruno Zarrillo, che giocava col numero 4, come che era il numero di Oberhoch prima. Poi qualcuno mi sa che ti ha detto che non si poteva più usare quel numero col Bolzano e hai scelto il 16. Però in quella squadra lì c'era una chimica particolare, c'era una quantità di talento che io difficilmente ho ritrovato in altre squadre. Cioè, Flockhart e Napier erano due giocatori da NHL. Orlando era un giocatore che arrivava dalla NHL. Lucio era probabilmente un giocatore che, chissà, magari in altre epoche ci sarebbe anche potuto arrivare. Bruno aveva una qualità pazzesca, un senso del gol incredibile. E a me la cosa che ha sempre colpito di Bruno Zarrillo, vedendolo giocare, era che tu vedevi questo ragazzo oggettivamente molto più magro degli altri e ti aspettavi da un momento all'altro, dici ok, adesso mandano dentro un treno a prenderlo in balaustra, e non lo prendevano mai, non riuscivano mai a prenderlo. Mi sono sempre chiesto come facesse lui a evitare le cariche. Forse è l'intelligenza hockeistica di cui parlava Gates prima. Ma volevo chiedere a loro tre, non so chi vuole rispondere, se c'era qualcosa di magico in quella squadra dell'89-90 con Flockhart, Napier e tutti quanti. Beh, io posso? Beh, parla Bruno, parla. No, vai, te è più vecchio di me. Io dico, noi tre avevamo la qualità principale, e che eravamo tre grandi amici. Noi ci volevamo bene, anche come fuori del ghiaccio, e a noi non interessava chi segnava, chi faceva più punti, ma noi la cosa più importante era giocare, dare il massimo. Se uno era un po' più giù di tono, subito gli altri due venivano ad aiutare, ed è per questo che siamo sempre riusciti a fare bella figura anche in campo internazionale, perché per esempio noi con la nazionale giocavamo sempre contro la prima linea delle altre nazionali,
e noi prima di ogni partita dicevamo: ascolta, questa sera bisogna che questi qui ce li mangiamo, qui i cinque che erano contro di noi, noi dovevamo batterli sul campo. E penso che questo la nostra forza è stato questo, la grande amicizia che avevamo noi tre. Quell'anno lì avevamo una squadra unita. Rudy ha fatto un lavoro tremendo, come unire la squadra. E mi ricordo ognuno, anche se non giocava tanto, San Moreno, e mi ricordo che Sbironi ha quasi ucciso Simeoni. Simeoni se lo ricorda ancora. La leggenda narra che Mauro Giacomin ha preso a steccate i corsi, no? Di Ciano. Perché... per io fermarlo. Do molto rete a Rudy, perché lui ha unito la squadra. Eravamo tanti, eravamo amici, come ha detto Toppa. C'è un senso di unità, tutto per la squadra, anche per noi tre, diciamo, anche se noi non è che abbiamo giocato sempre in linea, il nostro orgoglio, tutti e tre, i nostri partite erano elementi, linea contro linea. Era Topatic, Orlando e Pablo contro Zarillo, Flockhart e Napier. Lì era il momento di diciamo, che volevamo essere più forti. Sì. No, non è quell'anno lì quando io ero arrivato in Serie B, andare in Serie A. Era importante per me, c'era Flocco e Napier per iniziare a giocare con loro, perché loro due erano come persone, era primo classe, come giocatori anche. E loro hanno portato su il mio livello e la fiducia che va bene in Serie A. Perché un'altra squadra mai si sa come va. La Bolzano, Pantoppa, Gates, Martine, Robby, tutti Gino, tutti quei giocatori grandi, era facile di essere un giocatore. E io ricordare nell'allenamento loro era, io non ero uno che lavora tanto nell'allenamento. Gates e Troppa e altri sempre era lì ogni giorno di lavorare e portare su. Io arrivato lì un po' più tranquillamente. Non lo so, come ha detto Bruno, io non lo so se è per caso, sai Bruno, però anche come stranieri, Flocky e Napes, eravano perfetto per la squadra, perché c'era uno, Napes, all business, sempre business, invece l'altro sapeva divertirsi, sai, lavorava, però noi, per esempio, guardavamo in avanti a andare domenica a pranzo insieme come squadra, che Gino organizzava, Flocky andava con due o tre birre, sai, c'è sempre qualcosa di fare fuori campo. In campo Napes ci ha imparato, eri professionisti. Napes è stato l'uno, dai, tu puoi andare a bere tre quattro birre al New Pub dove andate, però quando vieni allo stadio lavoriamo. Invece Flocky lavorava, però lui ci ha portato al New Pub per divertirsi, per essere calmi, capisci? Anche loro due come coppia erano, non so come detto, per caso, però erano perfetto. E tu, scusami Gates, tu hai giocato, mi sembra, a Buffalo con Napier, o sto dicendo una sciocchezza? No, lui era, io quell'anno là ero con Napier, però io sono andato giù in Rochester, lui era con Buffalo. Eravamo in Buffalo allo stesso tempo, per lui era NHL, io ero American Hockey League. Ho capito. La finale con l'Asiago è diventata famosa per il rigore di Zarillo, però io devo dire da ragazzino all'epoca avevo dunque 15 anni, sì, perché era il 90. Io ricordo gara 1 di finale, il gol di Gino Pasqualotto contro l'Asiago, in cui parte praticamente da casa sua e non si ferma mai, e c'era il pubblico, c'era lo stadio che stava esplodendo. Non so se Lucio, Gates e Bruno si ricordano quel gol, ma per me è stata, al di là del fatto che ci ricordiamo di Gino, ma è stata veramente, da ragazzo mi ricordo, un'emozione pazzesca. Il gol del 5-5 era quello di Gino. Sì. Un gol importantissimo che in pratica da lì sono andati i rigori, cioè la squadra
equilibrata, le due squadre erano molto equilibrate e quei playoff lì. Quell'Asiago era fortissimo, aveva dentro Cliff Ronning, Yaremchuk, Simeoni, Pellegrino, era Camazzola, era un Asiago pazzesco. Zanier. C'era Brunetti in porta anche. Brunetti. Oh, c'era Zanier in porta. Zanier, l'ho dato dopo. Se posso, di quella partita, l'ho proprio pubblicato l'anno scorso, c'è tutta la partita, ma ve l'ho anche mandato voi tre il link. Di tutta la partita, quella vinta ai rigori, con la sequenza anche finalmente un 4 con le mani buone che fa gol. Robby mi piccherà quando la sente questa. A proposito, tanti saluti da Robby, da Daniele Giacomin, che ho sentito oggi per altre cose, quindi vi manda tanti saluti, e anche da Rosati, da Mike, che sento un giorno sì, un giorno no, ma insomma vi manda tanti saluti e vi dice di chiedere a Bruno dov'è, se ha la piscina in casa, che c'è una storia che può raccontare sulla piscina. No, io intanto ne approfitto per ringraziarvi anche per tutte le volte che vi ho rotto le scatole a tutti e tre, per le varie iniziative che abbiamo fatto qua a Bolzano, come tifosi, per le nostre leggende che siete comunque anche voi, e soprattutto per Gino, e quindi vi ringrazio pubblicamente, visto che vi ho contemporaneamente in video. Grazie veramente di cuore a tutti e tre. Ecco. Poi siete tre leggende, la linea più forte che abbiamo avuto in nazionale. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di avervi a Bolzano, troppo poco, assieme, però grazie ancora di tutto, perché vedervi per me è già una festa. Io voglio dire anche, come Bruno, forse non parlava italiano, però l'unica cosa che mi ricordo è che lui provava. Era importante per i giocatori locali italiani, che un italo-canadese, un straniero, voleva integrarsi nella squadra, parlare con gli altri italiani. Bruno ha provato, anche delle volte non era giusto, poi anche adesso prova. Non ha mai avuto paura di provare e non dire le cose giuste, però quando parlava almeno si sentiva uno di noi. Giusto, bravi. Ecco, a tal proposito, io intervengo naturalmente per ragioni anagrafiche, come potete ben capire, non ho ricordi diretti perché ero nato da poco delle vostre partite, però adesso che Gates parlava dell'italiano, mi viene in mente, c'è stata, prendo un po' le parti di Zach che fa il polemico di solito, c'è stata una grossa polemica nel corso di quest'anno per quanto riguarda i giocatori italo nel Bolzano, e parlo una polemica naturalmente che è nata in Austria. I giocatori italo sono stati accusati, tra virgolette, di non essere veramente italiani, e con veramente una campagna quasi d'odio, quasi veramente al limite del razzista in alcune occasioni. E volevo un po' chiedere anche a voi se, diciamo, al tempo forse non c'era questo sentimento, anche perché comunque si giocava nel campionato italiano, ma comunque più in generale volevo chiedervi cosa ne pensate anche di questa cosa, non so se l'avete seguita, chiedo naturalmente a Bruno e Gates, e quanto in realtà un giocatore italo, quindi nato fuori all'estero, ma poi arrivato in Italia come italiano e poi giocando per la nazionale, quanto si sente italiano poi veramente? Io sono 100% italiano. Se tu parli con mio padre, lo sai che sono italiano, anche se ho imparato a parlare l'italiano al dialetto quando sono arrivato a Merano, poi anche a Bolzano, ho capito che l'italiano è un po' diverso, insomma, mi sono imparato. Quando io penso della mia nazionalità, sono italiano. Per cui per me non era un gran discorso, però io posso pensare anche agli italiani che vengono, italo-canadesi che vengono, anche americani che vengono a giocare in Italia e sono lì solo per guadagnare i soldi e non integrarsi con la squadra, e non ho mai imparato italiano. Per me è un problema, perché devi essere fiero di andare a giocare in Italia come italiano. Sono d'accordo che a quel tempo là, che eravamo noi negli anni 80, per crescere l'hockey bisognerebbe portare i giocatori forse un po' più forti per
aumentare il livello di hockey, però adesso sono arrivati italo-canadesi e italiani che sono di calibre metà. Invece di portare un giocatore perché deve pagare di meno, fai giocare un italiano. Italo-canadesi, quando eravamo noi, erano di qualità forte. Non tutti, però la maggior parte erano di qualità. Non posso dire lo stesso adesso. Bolzano è sempre stato una squadra che non c'era tanti titoli, c'era sempre più forte, e quella cosa mi è piaciuta. Non era una squadra di 20 canadesi, però in Germania lo stesso. Però Bolzano è sempre stato, c'era io e Gates, o io e Rosati, c'era pochi, o io e Viti o Pazin, giocatori grandi. Quello per me, io sono italiano, i miei genitori arrivati in Canada nel 1966, io ero nato in Canada, però dopo loro arrivato, però io sono italiano, anche come detto qui. Poi eravate oriundi italo che si fermavano non solo una o due stagioni, ma passavano quasi metà della carriera poi in Italia e in nazionale. Adesso sta un po' tornando un gruppo di oriundi che intanto parlano l'italiano e soprattutto nel Bolzano c'è un blocco di oriundi che sta giocando anche bene in nazionale, insomma, quindi si sta un po' tornando ai tempi vostri, però certo la qualità... Sì. Più per necessità, diciamo, adesso, sì. Più che altro perché purtroppo non ci sono più, diciamo che la scuola hockeyistica bolzanina è arrivata a un capolinea, direi qualche anno fa, e si spera che possa rinascere. Ma in generale direi che nell'hockey italiano mancano tanti giovani talenti, magari ce n'è qualcuno, però ne servirebbero sicuramente di più, e quindi per necessità direi che adesso bisogna andare a pescare oltre l'oceano questi... C'è anche, come è stato detto prima, però loro si fermavano anche più anni, per cui si integravano anche meglio. C'era, tra l'altro, vivevano magari come adesso, non vivono più in città, bene o male, e una volta invece, come diceva Gates prima, o al New Pub piuttosto che al Tugiva, in altri locali comunque un oriundo lo trovavi, quindi ti mettevi a parlare, ti conoscevi. Io insomma, che qualche partita la guardo, tante volte non li riconosci perché non riesci più a interagire al di fuori del ghiaccio con un giocatore, quindi forse anche la polemica sugli oriundi del Bolzano stanno magari uno adesso, forse la prima volta da tanti anni che si fermano due o tre anni, però magari fanno uno o due anni e poi vanno da altre parti, quindi forse vengono visti in quel senso come stranieri, come magari diceva Gates, che possono venire solamente a fare l'anno per farsi vedere e poi andare via. In quell'ottica possono avere ragione di metterli come stranieri. Nel loro caso io l'ho sempre ritenuti italiani e punto, insomma, erano ragazzi di Bolzano. Chi si è fermato qua poi tanti anni, insomma, bene o male, non dico che ci si conosceva, però era normale, insomma, avere ragazzi che parlavano l'italiano un pelo diverso. Però era bello, insomma, era bellissimo. Il loro percorso umano lo sta facendo, l'unico che lo sta facendo in questo momento, per esempio, è Miceli. Esatto. Sì, sta imparando l'italiano tedesco. Sì, ha un accento... Tra l'altro è francese, parla canadese, cioè, di madrelingua francese Miceli, quindi c'ha... Scusa, posso dire una cosa? L'italo canadese... Anche per il campionato italiano e anche per la nazionale italiana è sempre stato molto, molto importante. È vero che una volta arrivavano giocatori forse molto, molto più forti, quello sicuramente. Tutte le squadre avevano quei 3-4 italo forti insieme agli stranieri, e automaticamente il livello era alto come campionato e il livello era alto anche come nazionale. No, sicuramente gli italo, secondo me, non sono
tutto sommato fanno parte della storia dell'hockey italiano e ci resteranno e sono più o meno imprescindibili. Io devo dire che, conoscendo soprattutto un po' di più quelli che sono arrivati negli ultimissimi anni, devo dire che sono quasi tutti ragazzi che ci tengono davvero a giocare con la nazionale, comunque a restare qua, a integrarsi anche nella realtà diversa, no? C'è stato un periodo effettivamente in cui ti dava l'impressione ma forse non è che proprio ci tengono tantissimo. Devo dire che in realtà la maggior parte, la stragrande maggioranza dei giocatori italo-canadesi, italo-americani che arrivano adesso in Italia, comunque ci tengono tanto. Secondo me, io non sono mai stato un grande fan del partito dei talebani, no agli oriundi, o anche sì solo agli oriundi. Secondo me fanno parte del nostro mondo dell'hockey italiano e continueranno a esserci, e meno male che ci sono, altrimenti non avremmo visto Gates e Bruno. Se posso dire una cosa, io che forse sono un po' più vecchiotto rispetto a Michele, a Luca. Mica tanto, sai. Insomma, non sto qui a svelare quanto di più, però... sei giovane fuori, dai, diciamo. Grazie, grazie. Io ho vissuto molto da vicino l'epoca di Bruno, di Gates e di Lucio, e seguendo... per passionissima e anche un po' per lavoro, la loro attività hockeyistica. Io vi ricordo che Bruno è venuto qui a Bolzano praticamente appena uscito dalle giovanili, dove aveva appunto iniziato la sua carriera e a formarsi come giocatore. Lui ha subito tentato in Italia di diventare un giocatore di hockey, quindi di sfruttare al 100% le sue qualità, quelle che diceva Gates prima, ma non ha fatto tanti calcoli di quali potevano essere, diciamo, le convenienze personali, per non parlarne di altro, per quello che poteva riguardare la sua carriera. Gates è arrivato a Merano, svelo anche qui un piccolissimo retroscena, è arrivato a Merano nell'87, ma la società puntava fortissimo su Crawford e Lukovic. Poi lui ad agosto ha fatto delle amichevoli pazzesche, dove ha messo in mostra tutta la sua qualità, e ha ragionissima Fabio, che qui nel display è proprio sotto di me, ecco perché lo indico, Fabio, a dire che per non soltanto per i tifosi, ma per tutta la critica, Gates Orlando era veramente uno dei centri migliori che è arrivato in Europa in quegli anni lì. E Merano, secondo me, non si è reso conto di quanto tu fossi forte, Gates, e poi, avendo puntato su altri due, poi si è dovuto ricredere. E okay. Hai fatto certo. Vedere... Scusa, vai Lucio. No, ho detto c'era anche Eric, sono lì a Merano quell'anno lì. Assolutamente, c'era una signora squadra. E credo che gli oriundi, che sono, chiamiamoli purtroppo oriundi, perché anche se è una parola che a me non è mai piaciuta, però sono tecnicamente definiti così. Gli oriundi che sono arrivati alla fine degli anni Ottanta, secondo me, avevano un senso di appartenenza molto più forte rispetto a quelli che sono arrivati oggi. È solo la mia opinione, e ovviamente è discutibile. Non è condivisibile, ma è discutibile, ma io la penso veramente così, non perché siamo davanti a loro adesso, ma perché realmente poi i fatti e i loro numeri, le loro statistiche hanno dimostrato questo. Credo che la loro scelta, il coraggio che ha avuto Bruno di fare immediatamente il tuffo in Europa per dimostrare che poteva assolutamente essere un crack, non so, si diceva così una volta, quindi un gran giocatore, credo che i fatti dimostrino che loro hanno avuto ragione, ma hanno dimostrato di avere qualità umane
mi permetto di dirlo, ribadisco, li ho conosciuti da vicino, mi permetto di dirlo, hanno avuto delle qualità umane migliori rispetto ai ragazzi di oggi. Miceli lo vedo molto, molto motivato, mi sembra in questo momento l'unico che può dire di essere ai livelli di quelli che c'erano come Gates, come Bruno, degli anni a fine, anni 80. Miceli adesso, al di là delle qualità tecniche del giocatore, parla italiano e quindi si integra e si è integrato comunque anche con la realtà locale. Non ha problemi a confrontarsi con gli altri, no? E quindi sicuramente, come poi ha detto prima Gates, è importantissimo, quindi è un'integrazione a 360 gradi, tant'è che sta imparando più il tedesco dell'italiano, ma per è morbosa, ma dico, è vero. Cioè, siamo una realtà multilingue, quindi ben venga. Per questioni di cuore anche, no? Sì, certo. Io devo dire un fattore che penso io, perché i nostri tempi, i oriundi erano di prima generazione, siamo cresciuti parlando italiano. Adesso sono delle giovani che sono i miei figli, per esempio, i figli di Bruno, che magari non parlano più tanto italiano. I nonni erano italiani, per loro sono canadesi o americani e non parlano a casa. Io sono cresciuto parlando italiano. Bruno, anche il padre, forse non parlava inglese dopo che Bruno aveva 5-6 anni, capisci? E quello potrebbe essere un fattore, perché questi giovani non si sentono italiani come noi. Quello sicuramente, sicuramente. Dalla lingua passa sicuramente tanto. Prego, prego. La qualità, forse adesso, perché adesso c'è più di 30 squadre in Italia, ma quando noi abbiamo iniziato c'erano solo 20 squadre, c'erano tanti giocatori come Gates, come Flockhart, Napier, loro stanno giocando tantissimi anni in Italia, però oggi come oggi, però anni fa, quando c'erano solo 20 squadre, c'è più bravi giocatori per andare fuori. E difatti io avevo un contratto con Buffalo quando sono andato a Merano. Io ce l'avevo in tasca il contratto, però ho deciso di non fermarlo, perché io sapevo che mi mandavano in American Hockey League. Io ho già giocato 3 anni in American Hockey League, 3 anni in NHL, e non mi vedevo più giocare in NHL dopo un contratto di American Hockey League. Sono andato in Europa pensando forse un anno di tornare, e sono rimasti 12 in Europa. Comunque, per me è stata la scelta giusta. Per noi anche. Grazie. Posso fare una domanda di tre? Avete mai litigato fra di voi? Perché c'è una vocina che mi ha detto che qualcuno ha preso per il naso qualcun altro, poi non so se è successo. Però avete, quando arrivavamo contro, guarda, quello che ha preso il naso, che ha subito io e Topa, Bruno e io litigavamo sempre. Un testone, Bruno anche lui, per lui più tranquillo, però quando Topo giocava ad Asiago, io ero a Milano, ci siamo fatto botte, perché Topo è un guerriero, quando lui gioca per vincere, sai, fuori campo amico, però dentro campo avversario, è normale. Come detto prima, c'era un certo egoismo da noi tre, e facevamo tutto per vincere, e sicuramente fuori campo è un discorso diverso, però in campo non sei mio amico. Giusto. Adesso litigare io e Bruno ogni sera c'era qualcosa, un discorso, e Bruno andava fuori, non so, posso giocare con Gates, questo qua è matto. La domanda forse è meglio di chiederla a Bruno e Top, di quante sezioni di terapia hanno fatto insieme. Tanti sei d'accordo, va? Noi due. Ascolta, ogni allenamento noi sapevamo già se c'era tempesta oppure se era una giornata serena, vero? Lucio che Gates sono stati anche due grandi avversari del Bolzano, con, ad esempio, con i Devils. Com'è stato per voi giocare contro il Bolzano, soprattutto Lucio, quando gioca, per quanto a Bolzano o ad Asiago lo avessero amato, quando lui giocava da avversario contro Bolzano e contro Asiago, si trovava davanti uno stadio intero che lo fischiava e lo insultava, nonostante magari
in realtà avesse un grande rispetto, no? di lui. E tu, secondo me, soprattutto Lucio, ti divertivi anche molto a provocare, no? quando arrivavi a giocare a Bolzano o ad Asiago da avversario. Non dire di no, perché... No, a me cioè, non è mai piaciuto passare come un giocatore qualunque, dico la verità. Mi piaceva entrare allo stadio, sentire la gente, i tifosi miei incitarmi come quelli dell'altra squadra odiarmi. Ho sempre cercato di rispettare la maglia in qualsiasi parte che andavo, cioè quindi... E quello giocavo... che è sempre stato riconosciuto, credo, no? Se giocavo contro l'Asiago, davo il massimo per giocare contro l'Asiago. E come quando sono tornato all'Asiago e giocavo contro il Bolzano, davo il massimo. E a me la maglia, penso che era la mia seconda pelle, quello che quando mettevo la maglia davo il 200% per la squadra che giocavo. E forse per questo che tanti riconoscono questo mio desiderio, questa mia voglia di dare sempre il massimo in campo. Ecco. Non mi sono mai risparmiato su questo. Tutti e due, sia Lucio che Gates, avete giocato negli anni d'oro dei Devils a Milano, dove c'era una rivalità fortissima contro l'altra squadra di Milano, no? E Saima, e c'era anche una rivalità, un odio molto forte, e siete stati probabilmente gli unici due giocatori che prima o poi nel corso della loro carriera, nonostante ve ne abbiano detti di tutti i colori, comunque vi hanno applaudito. Cioè la curva del Milano, che è una curva, sappiamo, molto... Posso, Michele? Molto tosta, però anche loro vi hanno dato questo rispetto. Lucio, una cosa in più anche, Lucio, ti ricordi quando abbiamo fatto il secondo star a Milano, Bolzano, esatto. Milano? La parte, tutta la partita lo hanno insultato. Cioè, o insultavano Bolzano o insultavano Lucio. C'era anche suo figlio Tommaso, piccolo, in panchina vicino a me, e lui si girava verso suo figlio, felice come una Pasqua, che offendevano la nonna di Tommaso in tutti i modi. E lui felice, boccia, boccia, era così tutta la partita, boccia, che bello, che bello. E a fine partita, la curva della Saima, tramite Vespino, che saluto se vedrà la trasmissione, e insomma l'ho trattenuto sul ghiaccio e poi ho avuto l'onore di ricevere il saluto dalla curva della Saima, dove non ha mai giocato, e è stato, penso, bellissimo, perché tu e forse un altro solo avete avuto questo onore di avere un riconoscimento da una curva avversaria, no? Che ti ha, e per due tempi, che si sono ricordati di te, perché ti hanno insultato in tutte le maniere possibili. È stato divertente, però è un riconoscimento a quello che hai appena detto te, che la maglia che indossavi. Io anche ti ho insultato a morte quando giocavi con le altre maglie, ma... Anch'io. Io al discorso questo di... Zitto. Il discorso, a proposito del discorso di Toppa, la sua maniera di stile di giocare, sono sicuro, non ho visto le statistiche, però è l'unico giocatore in Italia che ha vinto il disco d'oro e ha avuto i più minuti di penalità stesso anno. Oh, ti ricordi quella volta di... Io devo dire, questa storia è bella. Eravamo a Varese e c'era lui e Martin, un punto di distacco per il disco d'oro. E Topo ha fatto 3-4 gol, era fortissimo con la serie. Però venne saputo che lui era 4 minuti di penalità indietro del non so chi era, Stewart, non so chi. George Comploy. E mi dice, devo vincere anche questo. Ho fatto un fallo, 2 minuti, non bastavano. È andato a prendere 2 altri più 10 minuti, ha vinto lui. Gates, scusami, io ho un bellissimo ricordo da proporti, però anche. Avete giocato una volta con la maglia, voi avevate la maglia del Milan.
l'ultimo anno che tu eri a Milano e avete battuto in maniera allucinante, non so con quanti gol di vantaggio, la Saima, e tu sei andato a tributare i tifosi della Saima perché ti avevano applaudito, perché riconoscevano nella tua squadra una squadra avversaria dei nemici mortali della Saima, che sono i Devils, i Diavoli, chiedo scusa, perché tra nomi ci si può confondere tra le squadre milanesi. Quindi un tributo dell'avversario molto importante, Gase, l'hai ricevuto in quell'occasione, mi sembra che tu hai fatto proprio un giro d'onore per ringraziare tutti con la stecca alta. Sì, sì, i tifosi di Saima erano appassionati come altri tifosi. E per me il riconoscimento è di un giocatore onesto che giocava per la sua squadra e andava in campo a lavorare. C'era niente contro di loro, loro avevano il motivo per tifare per la loro squadra, però apprezzavano un giocatore come me che giocava con il cuore, che dava la volontà, che era lì in campo per la sua squadra. Assolutamente. Mentre invece volevo dire a Lucio che mi sono divertito a fare conto delle sue statistiche, oltre alle 1000 presenze in Serie A, ti tiro le orecchie, Lucio, hai messo in piedi anche 2300 minuti di penalità circa. Sono tantissimi, Lucio! 2300, sono tantissimi, non so quanti anni sono 2300 minuti. Due stagioni perse in panchina. Te la sei comprata la panchina della penalità. Oggi non potrebbe giocare. Con le regole che ci sono oggi non potrebbe neanche cambiarsi. No, immagino. Quando giochi come giocatore, quando sei in campo, tu sai chi è in campo come avversario. E questi due, quando eravamo in campo, io giocavo contro di Bruno, sapevo sempre che Bruno era in campo, che era pericoloso. Bisogna essere attento dove girasse per sapere dove era Bruno. Quando c'era Toppa in campo, lo sapevi. Perché se tu andavi nell'angolo... E arrivava anche lui. Non era pronto, era sul culo. E tanti giocatori non sapevano chi era in campo. Quando giocavo io, sapevo che c'era Bruno in campo, io sapevo che era Toppa in campo, che loro facevano la differenza a loro maniera. Per me Toppa è stato l'unico giocatore potevo giocare in qualsiasi modo, fisico, talento, veloce, capisci? Lui l'aveva tutto, come grinta, way up there, alto, altissimo. Come è stato andare via dall'Italia per voi due, andare in Svizzera, in Germania, Bruno? Che differenza avete trovato? Visto che in quell'epoca in Italia, insomma, l'hockey era di alto livello, per cui... Cioè, andare sia in Svizzera per te, Gates, e Bruno in Germania a giocare. Come avete, che differenza avete trovato subito? Bruno? Per me andare in Germania era uno che io andavo a Colonia, andavo in una città, però non era un hockey città. A Bolzano, quando ti è andato fuori in una città, la gente conosce te, parlare. Colonia era più professionale come lo livello del campionato e la squadra. E io ho arrivato lì anche come Bolzano, loro mese e mese sopra tutti e piano piano è andato su anche lì. Però alla fine, per me, io ho piaciuto Bolzano più, però per mia moglie Colonia era un città, era più facile per lei perché c'era più opportunità di fare qualcosa. Per me in Svizzera, sai, io ero già pronto di smettere, è venuto l'EFLI, quando io dovevo andare nazionale, ho detto, vado, io vado a Berna l'anno prossimo, voglio portarti come straniero. Io ho detto, va bene, dai, vado. E Svizzera come un paese molto, molto grande di hockey, a Berna dove sono 16.000 tifosi ogni partita, è arrivato un italiano, capisci? Un italiano come straniero in Svizzera. Impossibile. 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 E difatti in giornale, sai, il primo mese non era facile. Ero fortunato che c'era Lefley, che era lì, che mi diceva, dai, tranquillo, che arriverà. Perché il discorso per me in Svizzera è il tipo di gioco era molto diverso.
era più tecnicamente più tecnico, invece in Italia è un tipo, era più canadese, più nordamericano, che sai, si lottava, c'era carica in vista, è tutto tecnico, fluido. E dopo un mese mi sono piano piano andato avanti e sono arrivati 5 anni e sai, vinto 2 titoli con la squadra, però per me è stato difficile all'inizio. Io devo ringraziare Brian, che ha avuto la pazienza, anche Bill Gilligan, che era direttivo sportivo, che hanno avuto la pazienza con me e sapevano, guarda, io sono arrivato in Svizzera come italiano, perché ero già passato 7 anni in Italia. Però Brian non ha dimenticato che io ho giocato a NHL. E lui mi conosceva abbastanza bene, che ha detto che questo qua lo porto con me come straniero, perché ho bisogno di un giocatore di esperienza, un giocatore che ha il suo carattere, insomma. E difatti quando sono andato in Svizzera non ero il giocatore più forte. C'erano tanti, tanti giocatori più forti di me. Però la mia qualità era lì, con i giocatori giusti, è andato bene. Ma tu, Gates, sei andato in Svizzera quando la Svizzera ha chiamato grandissimi campioni. Penso a qualche russo, di cui ricordo a malapena il nome, se non mi ricordo male, Bykov. Friburgo, che gioca, esatto, a Friburgo mi sembra che fossero uno o due russi nello stesso periodo tuo, quindi era veramente una c'era una, come dire, una qualità veramente molto molto alta. Tu sei riuscito lo stesso a fare la terza stagione veramente in uno stato di grazia straordinario, hai fatto top player del campionato, il miglior giocatore del campionato svizzero, hai fatto top scorer ai playoff, hai fatto praticamente, hai indossato la maglia del capocannoniere non so quante giornate, e quando sei andato in nazionale se non sbaglio è venuto anche Bruno ai playoff a darvi una mano e a fare 4-5 partite, adesso non ricordo quante, 2 partite e 4 gol. Ecco. Quindi Lefley. Mi lo dico sempre, però. Non mi fa dimenticare. Però hai fatto veramente, insomma, una stagione straordinaria. E poi voi tre insieme avete fatto una bellissima edizione del campionato del mondo di gruppo A, facendo più di 20 punti in 8 partite, che mi sembra sia un ottimo risultato, considerato che appunto eravate alla prima linea, ma avevate di fronte il top, il meglio. Io dico che posso dire perché io ho giocato in NHL. E Bruno ha detto prima che c'erano 21 squadre quando giocavo, adesso sono 30. Bruno e Top erano a livello di giocare NHL, tutti e due. Vi siete trovati poi voi tre, voglio dire, le vostre carriere hanno avuto, come dire, il destino di incontrare reciprocamente gli altri due, perché poi vi siete intrecciati, avete cambiato squadra, però c'era sempre uno di voi tre assieme a qualcun altro di voi tre, non so se riesco a spiegarmi. A Milano c'era Lucio, a Berna è venuto Bruno, insomma, voglio dire, voi tre siete veramente nel destino degli altri due, se riesco a spiegarmi. Voglio dire che voi tre avete veramente costituito un triangolo che è rimasto indissolubile per 10 anni, considerato anche il periodo della nazionale. Avete fatto delle edizioni stratosferiche alle Olimpiadi. Io vorrei ricordare, se non ricordo appunto male, l'Olimpiade del 94 e contemporaneamente a Lillehammer, non vorrei sbagliarmi. Sì. E avete fatto anche il mondiale qui a Bolzano. Eravate praticamente un trio straordinario in campo, anche al confronto dei migliori. Ricordo, contro la Russia avete fatto veramente una figura straordinaria, a parte che eravate in casa, quindi avevate tutto il pubblico a favore, però un critico anche straniero avrebbe potuto vedere la vostra bontà, la vostra capacità, insomma.
Adesso non parlo più, lascio parlare gli altri. No, posso chiedere, posso chiedere, così Andrea smette di parlare. Sì, sì, esatto. Posso chiedere ai tre, tenori, a Bruno, a Lucio e a Gates, c'è una partita della nazionale in cui hanno giocato assieme, una partita con il Bolzano in cui hanno giocato assieme, che si ricordano in maniera particolare, che dicono wow, quella era la partita, non lo so, il 2-2 con la Russia ai mondiali, non lo so, c'è una partita che di quelle che dici ok, questa qua quando sarò vecchio e la racconterò ai miei nipoti davanti al camino? Erano tanti, però per me, sai, andavamo in mondiale e l'obiettivo, il discorso di vincere una partita, di rimanere, però ogni anno abbiamo avuto un altro risultato pareggiato con la Svezia, poi il Canada. Per me la partita che viene da mente è uno degli ultimi anni, era in Svizzera, che abbiamo vinto 4-0 con gli Stati Uniti, con gli americani. Mm-hmm. E loro avevano una squadra di NHL. E grazie a Mike che ha parlato tutto. Mi ricordo quella partita là, c'era un cambio che Bruno mi ha dato il disco verso la linea blu, e ho fatto un passaggio di rovescio a Toppa che ha segnato la linea blu, un tiro di slap shot contro un portiere NHL. I don't know Bruno if you remember that, però per me quella partita là, giocavamo con giocatori NHL, anche se loro ci tenevano sotto gamba. A un certo punto, quando andavano a giocare contro l'Italia, sapevano già che c'era una linea o altri giocatori, che noi siamo stati anche fortunati, che la linea era forte, però Brian ha portato giocatori di classe anche dopo di noi, come Chitteroni, la sua grinta, come Figliuzzi, Manzi, anche, sai, c'era Roby, Martin, italiani bravi, capisci? C'è tolto un po' di pressione alle nostre spalle, e potevamo giocare più libero. Ma quella partita per me è stata una dei ricordi più belli, quasi dalla fine della mia carriera. Bruno o Lucio? Lucio, vai. No, per me c'era, non lo so, ogni volta noi tre trovati insieme, pochi era facile. Era come noi abbiamo giocato insieme per 20 anni. Non so, era bisogno di qualcosa, Gates fa il block shot, fa bisogno di un carica, troppo fa un carica, bisogno di un gol. Noi sempre, il nostro team è sempre trovato la strada da fare il gol importante contro tutti. C'è una partita da ricordare contro Fassa. Noi abbiamo fatto un cambio dentro loro zona, forse per 5 minuti abbiamo girato con il disco. Il nostro Gates è proprio ricordare quello. Io ricordare quello, noi, vecchio via Roma, stadio via Roma, e noi abbiamo girato lì come era 20 minuti. Come detto, c'erano tantissime partite di vecchie gloria di portare grande, e sì, proud, very proud, you know? Fiero, yeah. Io sono molto, con loro due era facile, come noi abbiamo, nostro destino era giocare insieme. Opa. No, è vero, cioè noi abbiamo giocato 10 anni in gruppo A, cioè non un anno, e noi siamo partiti come prima linea, c'era Gates, era la mente, Bruno quello che buttava dentro il disco, io ero quello che lavoravo, eravamo completi, come dicevo prima, eravamo grandi amici soprattutto. Noi eravamo gelosi se uno segnava o l'altro faceva l'assist. Noi in campo lavoravamo e sapevamo che giocavamo contro la prima linea dell'altra squadra e noi non ci fregava niente, perché noi sapevamo che eravamo forti noi. E quindi anche per esempio noi abbiamo avuto il povero Lefli come allenatore e lui sapeva che poteva contare su di noi. Come c'erano altri, come diceva Gates, c'erano altri giocatori
Chitaroni, Martin, Overhawk, Cercelli. Eravamo una grande squadra, formata da giocatori italiani, giocatori italo, ma tutti quanti spingevano dalla stessa parte. Abbiamo vinto tante partite, ogni mondiale noi vincevamo contro una top squadra, o pareggiavamo o vincevamo. Noi eravamo la settima, ottava squadra del ranking mondiale, e all'epoca c'erano 12 squadre, non come adesso male 16. E quindi era difficile rimanere dentro, eppure per tanti anni eravamo lì. E la cosa bella che ha detto anche a Bruno e Topa, abbiamo fatto tante risate insieme. mi ricordo nel 94 parlando delle Olimpiadi a Lillehammer, era l'anno dell'Italia era molto forte in C di fondo, ricordi? Sì. I norvegesi, il loro sport è sci di fondo. Siamo usciti un paio di volte fuori a bere una birra, eravamo tutti e tre sciatori di fondo, tutti vedevano la giacca dell'Italia. Voi cosa fate? Oh, sciatore di fondo. No, abbiamo fatto tante risate, sai, anche a Bolzano dopo le partite dal Schwafobad, abbiamo giocato a carte insieme, mangiato pranzo insieme, dopo cena insieme. Come detto, devo dare molto molto come si dice, applausi a Rudy, ci ha fatto il gruppo, ed è un gruppo unito. Sì. Bene, io avrei un'altra curiosità, una domanda che vorrei fare a Lucio, ma forse sanno qualcosa anche Gates e Bruno. Di quell'anno a Berna, ci fu mai un tuo pensiero, Lucio, di poter riformare la linea, magari come ha fatto Bruno, che andò per i playoff in quell'occasione, in quella stagione nel 96-97 a Berna, o non hai mai avuto richieste, o non ti è mai passato in mente di poter andare anche a te a giocare quell'anno a Berna? Sarebbe stato bellissimo rivedervi nel campionato svizzero insieme, ma forse non c'erano non c'erano posti, perché eravamo non c'erano posti stagieri. E pensando già con un italiano, Orlando, poi Brian ha portato il secondo, Zaliro si è fatto il terzo, l'hanno ucciso. Ma stava solo che arrivavo anch'io. Ma penso che era difficile a quei tempi giocare in Svizzera. Gates ha dimostrato il suo valore per tanti anni, giocando ad alti livelli. Bruno si sapeva che era un top scorer, quindi e poi in Svizzera c'erano tre stranieri, cioè, quindi non è che potevano portare via proprio tutti e tre. Ovvio che mi sarebbe piaciuto andare con loro, però è una cosa, penso, difficile, insomma, da fare. Ecco. Il discorso è questo: sono tanti paesi in Europa che hanno già l'impressione di un giocatore di hockey. Se uno di questi paesi non può giocare, se questo qua di qua non può giocare. Un giocatore di hockey è un giocatore di hockey, qualsiasi posto dove gioca. Se tu mettevi top una squadra in Svizzera, giocava come... era molto capabile di giocare a quel livello. Invece sono delle pressioni su questi qua di pubblico, di media, che non possono giocare, che è italiano o che, non so, Belarus, non so. Comunque un giocatore di hockey è un giocatore di hockey. Topo e Bruno e io siamo giocatori di hockey. E che giocatore? Io lo dico sempre. Vuoi essere un giocatore di hockey o vuoi giocare a hockey? Sono diversi. Sono quelli che vanno fuori a giocare, però non sono giocatori di hockey. Capisci? Vanno lì per divertirsi e basta. Giocatori di hockey sono diversi. E noi tre siamo giocatori di hockey. Grazie. Grazie di tutto e della vostra presenza, della vostra carriera, che ci avete regalato grandi, grandi soddisfazioni e scudetti a Bolzano. E quindi io vi ringrazio. Se non ci sono altre domande, adesso siamo quasi a un'ora di collegamento e magari... Secondo me potremmo stare qua le prossime 4-5 ore, però mi sembra un po' eccessivo, insomma. Sì, sì.
Poi potrei parlare ora. Ancora, non è il caso. Esatto. Hai detto che avresti parlato poco, Andrea, ma invece... È vero, ma come facevo a stare zitto davanti a questi tre ragazzi che io ho amato tantissimo, sia come giocatore, come veramente come persona. Quello che diceva Lucio, come dicevo, tutti e tre erano veramente bellissimi da vedere anche fuori dalla pista, era veramente... Quasi più bella, l'ha detta Bruno prima, che il nostro destino era giocare assieme, loro destino, e noi di vedere. Io voglio ringraziarvi, secondo me. Voglio ringraziarvi per l'invito, sai, sempre il Bolzano per me è sempre stato un posto speciale. Come città è stata forse l'unica occasione che ho avuto di giocare con tanti giocatori uniti e così stretti. Come ha detto Bruno, anche il Topa, che siamo rimasti amici dopo 30 più anni. Quando ero immalato, tutti e due sono arrivati in ospedale a trovarmi. Anzi, Topa ha portato due grandi cose di formaggio. Le infermiere volevano che lui ritorni ogni mese. Dopo 30 anni, ci vediamo ogni 2-3 anni, ci sentiamo sempre. E per quello sono molto orgoglioso e molto contento. Beh, una delle vostre vittorie più belle, quindi, essere ancora così amici e così vicini, così legati tra di voi. Sì. Quando ci vediamo è come il tempo non è mai passato. Bellissimo. No, anche io voglio dire grazie per l'invitare e salutare a tutti. Bolzano, Bolzano per me è grande pezzo di mio cuore. Grazie a Topa e Gates, che è sempre stato per me, e io sono molto contento di essere più amici. Io sono una best friend. You're in my heart, guys. You're in my heart. Grazie ancora. Lucio, se vuoi fare un ultimo saluto tu, così poi chiudiamo. E voglio ringraziare perché è veramente... Essere qui con tutti voi e soprattutto con i miei due grandi amici e compagni di battaglie, di vittorie, di sconfitte, però devo dire che ci siamo veramente divertiti noi. Noi ci siamo veramente divertiti in campo, in allenamento e cosa dire di più? È sempre bello vedervi. E ti voglio bene come voglio bene te, Bruno. Altrettanto voi due matti. Capelli, Lucio, capelli nuovi. Capelli. Ecco, esatto. Ecco. Ascolta, Luca, qua. Ho fatto il Johnson & Johnson. Grazie a tutti. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie.